Ieri siamo stati a incontrare un totem dell'equitazione mondiale, un mito del concorso completo. Siamo venuti a incontrare Stefano Brecciaroli nel suo quartier generale a Magliano Sabina. Oggi sono con un mito dell'equitazione mondiale. Ha un curriculum che se devo cominciare a elencarlo, finiamo il collegamento. Quindi mi sbrigo e ve lo presento subito. Sono in compagnia di Stefano Brecciaroli. Stefano, Ciao, buongiorno. buongiorno a tutti. Un piacere stare qua. Allora, come ho detto prima, se dovessi cominciare a elencare il tuo curriculum, finiamo il collegamento oggi pomeriggio. Quindi vi dico solamente che Stefano ha all'attivo 5 partecipazioni alle Olimpiadi, 3 ai campionati del mondo, 6 ai campionati europei di concorso completo, ovviamente parliamo, 6 volte campione italiano seniores di concorso completo, sei l'unico cavaliere ancora in attività ad aver partecipato ai campionati italiani di tutte e 3 le specialità, quindi dressage, salto ostacoli e completo. Eh sì, Vogliamo aggiungere qualcos'altro? un buon cammino di esperienza, diciamo, è stato. Decisamente sì, decisamente. Anche se tu, parlavamo prima, tu inizi con il salto ostacoli, sotto la guida di Piero Dinzeo. Sì, esattamente. Io ho cominciato all'età di 12 anni sotto la guida di Piero Dinzeo, proprio nel salto ostacoli alla Sirla Farnesina. E ho avuto due grandi maestri che sono stati Piero Dinzeo e Adriano Capuzzo. Anche per questo ho avuto la fortuna di potermi dedicare a tutte le discipline, proprio per approfondire il mondo del cavallo, la mia formazione e tutto il mio cammino. Quindi diciamo lo devo molto a loro perché è stato veramente, diciamo, tra virgolette, non un'arma in più, però un grosso bagaglio di esperienza per il mio cammino sportivo. Certo, poi tu però passi al completo, il passo sembra breve dal salto ostacoli al completo, in realtà non è così. No, non è così, anche perché io in quel periodo nel settore giovanile ho avuto la fortuna e la bravura anche di poter, come dicevamo prima, di fare tutte le discipline. Ho fatto i campionati europei sia nel salto ostacoli sia nel completo a livello juniores, campionati italiani di dressage. Con Adriano Capuzzo mi sono avvicinato molto a questa disciplina del completo perché è una disciplina molto formativa. E dove richiede molta pazienza, molta dedizione, mi ci sono appassionato e all'età di 17 anni sono stato chiamato dal centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri e da lì è iniziata un po' una rivoluzione e mi sono dedicato assolutamente al completo In totale, in totale. in totale. Ho dedicato un po' tutta la mia giornata, tutto il mio tempo a questa disciplina e la mia vita poi, perché comunque ho fatto tantissimi anni dedicandomi solo al completo. Certo, e hai avuto, diciamo, l'apice, possiamo dire, che sono state le chiamate alle Olimpiadi. Tra l'altro, là dietro abbiamo visto i tuoi gagliardetti delle tue 5 Olimpiadi. Possiamo dire che è stato il tuo punto più alto? Sì, diciamo, è stato il mio punto di forza e di partenza, perché come ogni atleta se ne voglia, il primo pensiero è quello di poter partecipare alle Olimpiadi. Io avevo già fatto due preparazioni olimpiche, che erano quelle di Atlanta e Sydney, che per infortuni dei cavalli non ero riuscito a essere presente alle Olimpiadi. E da lì invece, con un po' di tenacia e di duro lavoro, ho cominciato la mia scalata partecipando nel 2004 alla mia prima Olimpiadi, che era Atene 2004. K-Hill, Con il mitico K-Hill. un grande cavallo che poi ha fatto sia Atene che Pechino, un cavallo importante, che è stato il mio primo cavallo di alto livello della mia prima Olimpiadi, quindi non si scorda mai. Un cavallo che ti è rimasto nel cuore, Cioè, tra l'altro è scomparso da poco, sì, da pochi insomma. anni, perché era un cavallo longevo, un cavallo forte, un cavallo irlandese di grossa tempra che ha permesso appunto di fare sport ad alto livello per tantissimi anni. Che emozione è stata l'Olimpiadi? Ne hai vissute 5, 4 da completo protagonista, la quinta sei stato, diciamo, il Di pilastro della supporto, squadra, sei sì. stato il mental coach di una squadra di sole donne, di tutte donne.
La quinta è stata un'Olimpiade particolare, attraversando Raccontacelo. tutte queste, le altre Olimpiadi, perché c'è stato il Covid che ha rimandato l'Olimpiade di un anno, quindi tutte le manifestazioni sportive si sono trovati con dei calendari molto fitti, molto difficili da rimettere in ordine. E l'anno di Tokyo, oltre a questa difficoltà, c'è stato proprio un cambiamento di formula nel nostro settore, nella nostra disciplina, che non vedeva più i cinque partecipanti o i sei come erano prima, ma addirittura a tre più, diciamo, un jolly, che perché non era una vera e propria riserva, perché il quarto cavaliere doveva essere a disposizione della squadra in ogni momento, poteva subentrare in qualsiasi situazione e in qualsiasi momento, quindi doveva essere un binomio altamente preparato come gli altri e nello stesso tempo doveva dare manforte e essere presente e essere pronto, perché se doveva succedere qualche imprevisto, doveva comunque partecipare alle Olimpiadi non con la sequenza abituale che è il dressage, il cross, ma poteva essere chiamato solo per il cross, solo per il salto. Quindi diciamo che l'esperienza in questo quarto binomio era una cosa fondamentale e Certo, e chi importante. più di te in questo Sì, no, la caso? federazione, ma appunto avendo un cavallo molto giovane in quel momento Che con era un Bolivar, giusto? Bolivar Giograno con un ritardo di preparazione proprio dovuto a questo Covid, perché le gare annullate, tante cose, sono arrivato comunque con una preparazione molto buona alle Olimpiadi, ma con un cavallo ancora Un po' acerbo. un po' acerbo forse, e dall'altro canto invece la mia esperienza, che comunque avevo già attraversato dei momenti, delle situazioni di quell'importanza, di quel genere. Certo. Quindi è stato fatto un ragionamento, sicuramente la federazione ha visto negli altri tre binomi, che erano tre ragazze comunque di esperienza, con dei cavalli molto esperti, e quindi si è pensato di puntare molto diciamo, sull'esperienza, una gara gestita con cavalli già abituati a quei palcoscenici, anche perché Perché subito l'Olimpiade non è un dopo, palcoscenico no, qualunque. no, si trova ogni 4 anni, quel giorno, quell'anno, non è così ripetibile. Certo. E quindi sono state prese delle decisioni anche in base che lo stesso anno, e non era mai successo, c'è stato anche il Campionato d'Europa. Quindi mi sono trovato con una doppia difficoltà perché, nel senso, ho dovuto sicuramente essere presente in Olimpiadi in qualità di quarto e dopo un mese presentarmi al Campionato d'Europa, perché era quello il programma che la federazione aveva messo in atto per dare la possibilità a Bolivar anche di crescere sotto lui tecnicamente su una gara molto competitiva come l'Europeo. Certo, quindi mantenere un cavallo al top per un periodo piuttosto lungo. Esatto, quella è stata la grossa difficoltà, perché il cavallo da marzo fino a settembre, quindi per tanti mesi, è dovuto rimanere su una soglia di lavoro e di impegno di alto profilo, senza avere degli scarichi veri e propri, e quindi quella è stata un po' la mia difficoltà, ma anche, voglio dire, dove è subentrata l'esperienza nel gestire un cavallo per tanti mesi e tenerlo a quel livello. L'Olimpiade la più bella, l'Olimpiade più bella delle quattro, delle cinque, io considero le tue quattro attive. Sì, Qual è stata la più bella, quella di cui nelle ho un ricordo quattro. di più bello? Ma forse il più bello, sono sincero, è stato l'Olimpiade di Londra. L'Olimpiade di Londra nel 2012, perché veniva da un periodo mio familiare difficile, perché veniva dopo due Olimpiadi già fatte, quindi con una conoscenza della manifestazione approfondita, quindi sapevo cosa mi aspettava. E poi perché avevo un cavallo estremamente anche competitivo, non Era solo che era Apollo Van der Curti Howe, che era un cavallo che già nel 2011 aveva ben figurato ai campionati del mondo, quindi veniva da un secondo posto al completo di Aquisgrana Aghe, che è uno tra i più importanti al mondo, veniva da una serie di successi e di piazzamenti veramente importanti, quindi anche quell'Olimpiadi era condita con la consapevolezza che potevo veramente avere che contavi. sì, un ruolo importante, quindi l'ho vissuta molto approfondita. Poi, come abbiamo detto prima, hai avuto un cavallo fondamentale nella tua carriera che era stato K-Il e poi c'è Apollo. Sì, sono stato fortunato su questo, perché K-Il è stato quello, chiamiamolo, ha aperto la strada, è stato un cavallo veramente di una generosità che ho conosciuto poche volte nei cavalli, un cavallo generoso,
Apollo è arrivato in un momento mio della carriera che era un po' al culmine, che ha condito tutto con tanta qualità, perché era un cavallo molto qualitativo, molto competitivo, si avvicinava molto al mio carattere, un combattente, un Come cavallo te, che voleva come te. metterci sempre tutto quando suonava la campana della gara, quindi è stato un cavallo che a me ha dato molto anche a livello emotivo, a livello psicologico, era un cavallo che sentivi che lui combatteva per te, quindi sono quelle cose in più che comunque ti danno tanto come cavaliere, come atleta, no? E Apollo sta ancora qui con Sapere. te, oltretutto. Sì, Apollo gli ho ritagliato un bellissimo paddock, me lo vedo tutte le mattine, tutti i giorni, perché penso che è un cavallo che veramente merita adesso di finire una pensione Sereno, sereno, tranquillo tranquillo, e. e mi fa piacere, grazie alla proprietaria Giovanna Mazzocchi, di averlo vicino a me. Certo, anche perché, come dicevi tu, Cioè prendermene cura anche nel dopo, nel dopo, certo, non è fondamentale. solo, Ti ha dato esatto, tanto, ti ha dato tutto, anzi, si mi può ha dato dire. tanto, perché sentire queste cose da un animale, da un compagno di sport è veramente una cosa emozionante. Poi io ti chiedo, dimmi se tu me lo puoi confermare, il rapporto, la sintonia, la sinergia che c'è tra il cavaliere e il cavallo nel concorso completo, in particolar modo nel cross, Sì. è molto più intensa, si può Sì, è una cosa dire? magica, una cosa magica, perché esci da tanti schemi, non ci sono schemi, il cavallo viene riportato in natura, quindi tutto può succedere, ci sono frazioni di secondo dove devi essere Devi uno per l'altro, abbandonare ti devi a fidare volte. ciecamente, lui di te e tu di lui, quindi ci sono quelle emozioni forti che forse altri sport non le Non hanno. regalano, perché sono tutti più programmabili, Certo, diciamo invece così. in cross può accadere veramente qualsiasi Sì, cosa. sono tanti minuti intensi, tanti metri, chilometri Impegnativi. impegnativi, faticosi, dove viene fuori preparazione, intesa, tutto quello che si può creare in un binomio. Certo. E hai mai pensato, una domanda un po' particolare, hai mai pensato di smettere? Un momento buio della tua carriera in cui hai detto no, basta. No, smettere no, perché c'ho una grossissima passione verso questo sport, verso questo animale che Nonostante hai nasce da avuto anche degli lontano. infortuni Sì, ci ho avuto degli infortuni difficili. nel mio cammino che sicuramente non mi hanno aiutato, nel senso che comunque ho dovuto combattere, ho dovuto fare fatica per ritornare dove ero, però smettere no, perché poi quando ti fermi un attimo, davanti a te c'è il cavallo, c'è un animale spettacolare dove condividere qualcosa tutti i giorni non vuol dire solo parlare di Olimpiadi, ma riparlare anche di fare di nuovo dei percorsi con nuovi cavalli, magari giovani, magari inesperti. E quindi diciamo che è proprio quell'animale che è il Che ti cavallo prende che il ti prende il cuore. cuore e ti porta per mano a dire no, andiamo avanti, al di là della prestazione o della gara che devi fare Certo, oggi o certo. domani. Tu mi dicevi, hai parlato di giovani cavalli, ora tu sei concentrato molto sui puledri, i giovani cavalli, ti piacciono e te li fai? Sì, perché è una cosa che viene da lontano, l'ho sempre fatto, ho sempre montato cavalli giovani, cavalli preparati da me, e lo stesso Apollo, lo stesso K, comunque erano cavalli inesperti, quando sono arrivati da me sono cresciuti sotto di me, perché trovo che sia il modo migliore per creare risultati importanti, perché il risultato importante viene, come abbiamo detto, dal binomio, quindi dalla Certo. conoscenza che c'è tra cavallo e cavaliere, e poi la soddisfazione è molto più alta nel prepararlo, nel vederlo crescere, nel portarlo in certi palcoscenici. Certo, ovviamente. Ora tu, il tuo cavallo di punta? Ora in questo momento nel salto ostacoli c'ho Masai delle Schiave, che è un allevamento che io già infatti collaboravo 10-12 anni fa, ho iniziato questa collaborazione parallelamente al mio sport nel completo, proprio perché intravedevo che, come so, i miei maestri mi hanno sempre portato avanti, di mantenere un piede o un'attenzione al salto ostacoli, perché comunque mantiene un grado di preparazione molto alto per il cavaliere, perché lo sport si è evoluto, sta camminando, ma anche nel completo, ma soprattutto nel salto ostacoli. E Masai delle Schiave mi ha permesso di rimanere in routine su percorsi rispettabili,
quindi in Gran Premio. L'altro anno ho partecipato al Global Champions Tour a Roma. Mi ha permesso di rimanere a un buon livello di gare e che mi consente anche con serenità di preparare i giovani del futuro. Quindi Certo. lui, diciamo che è un altro gallo che è stato con me da quando ha 3 anni, preparato Quindi da da me, e quindi sono fin da sempre soddisfazioni portarli avanti e enormi, farli certo, che ti crescere. crescono fra le mani, ti esplodono fra le mani, è una sensazione unica, penso. Sì, quindi adesso al momento sì, diciamo che c'è stato un po', diciamo, di distacco dal completo, perché comunque mi sto dedicando ed è un impegno comunque preparare anche cavalli per il salto ostacoli, quindi ho bisogno di tempo da dedicargli. Certo, e invece hai mai buttato un occhio all'estero? Hai mai pensato lascio Roma e vado all'estero, come hanno fatto anche altri tuoi colleghi? Sì, diciamo che io non l'ho fatto come passaggio definitivo, ma ci sono sempre Sì. stato all'estero perché ho una grossa amicizia, una grossa collaborazione con, diciamo, una leggenda del completo che è Andrew Nicholson, un cavaliere neozelandese che ha 7 o 8 Olimpiadi all'attivo, Un quindi mito assoluto. che insieme a Mark Todd hanno fatto la storia della Nuova Zelanda, e quindi ho sempre collaborato e non nascondo che mi ha anche proposto di spostarmi, però il sogno nel cassetto era quello, ecco, con la mia famiglia, di creare qualcosa qua in Italia e far vedere che anche dall'Italia si poteva fare uno sport e un'organizzazione di alto livello nel completo, non solo per forza spostandosi all'estero. E penso di esserci riuscito perché professionalmente sono riuscito a preparare le mie Olimpiadi, tutte le mie gare più importanti proprio qua in Italia. Grazie anche a Tor di Quinto e Lanciere di Montebello, che sono stato ospitato per 11 anni e quindi mi ha consentito di fare una preparazione mirata Ti ha in un formato posto. Mi ha quel formato, posto? sì, mi ha formato perché ci sono stato veramente per 2 Olimpiadi e le prime due, quindi proprio la crescita sportiva più importante. E all'estero l'ho usato sempre come base, sempre come base. Mi spostavo anche nella mia presenza a Babington, uno dei completi più grossi al mondo, ho spostato Apollo per 3 mesi di preparazione proprio in Inghilterra, perché reputavo che in quel momento, per quella gara, aveva bisogno di quella piattaforma, cioè di quel Certo. circuito di gare per arrivare al meglio. E la cosa ha funzionato, ho fatto un bel quinto posto là, penso Uno dei completi più più importanti del mondo, importanti del forse il più mondo. importante. Però partendo sempre dalla base che potevo essere proprio un protagonista della gara, e quindi ho cercato di dedicare tutta la preparazione curandola nei minimi particolari. E quindi pensare di andare in Inghilterra proprio per dare al cavallo e a me proprio quella concentrazione, quella preparazione per affrontare una gara così difficile e così Certo, dura nel migliore dei modi. così grossa, Grossa, insomma, sì. È veramente una gara una gara importante, una gara. importante, una gara decisamente importante, però anche partecipare a una gara del genere, penso che, non lo so, la notte prima dormi? Pensando Qualche magari sogno ti viene. facendo ricognizione il giorno prima del cross, trovandoti di fronte queste cose Sì, enormi, sì. penso che la Qualche notte pensiero qualche ce l'hai, pensiero ce soprattutto l'hai. quando non hai la routine, nel senso per i cavalieri inglesi, andare a Babington ogni anno magari diventa un circuito per un cavaliere straniero, soprattutto quando hai delle chance di far bene, c'è una pressione molto alta perché la gara è molto difficile, molto con richieste molto importanti, quindi Certo. comunque i suoi pensieri li dà. Vedi un po', vedi un po', assolutamente sì. Secondo te possiamo paragonare un po' i nostri pratoni del Vivaro a badminton? Assolutamente sì, i pratoni, nonostante che purtroppo sono stati fuori gioco per diversi anni, e È un po' il quartier finalmente è generale. il quartiere, è la nostra università, io l'ho sempre ripetuto, senza i pratoni il nostro sport in Italia gli manca qualcosa, cioè senza i pratoni il nostro sport comunque non diventerà mai uno sport competitivo, perché è una palestra che a livello è proprio un'università, ti finisce di formare, quindi se ti manca quel finale, quella formazione lì che ti può dare un posto come pratoni per i terreni, per le strutture, per la storia, per tante cose. Quindi riaverlo adesso, grazie all'impegno della federazione che comunque ha cercato di rimetterlo in piedi e in moto attraverso i campionati del mondo che si sono disputati ai pratoni,
è stato riconsegnato al completo un posto stellare, si può dire, perché campi di ultima generazione, impianti rimodernizzati, e quindi speriamo che il futuro sia roseo anche per questi giovani ragazzi che stanno venendo avanti e che vogliono cimentarsi in questo bellissimo sport. Secondo te lo stato di salute attuale del concorso completo in Italia? Ora come ora sono sincero, io sono stato sempre uno molto diretto, molto Sì, schietto molto. e sta faticando un pochettino a livello, ad alto livello, si sta ricercando di trovare una strada proprio perché in tanti anni sono mancate queste palestre fondamentali, quindi mancando per tanti anni è normale che il settore ne ha Certo. risentito, quindi si sta ricombattendo, ci stanno facendo grossi sforzi per cercare di ridare professionalità all'ambiente. Cioè cercare di ritrovare una strada professionale che possa essere anche di qualità perché poi per i risultati serve professionalità. Quindi sicuramente in questo momento saranno degli anni in cui bisognerà faticare per riportare la qualità di risultato in questo settore. Sicuramente sì. Maurizio, hai qualche domanda da fare al nostro Stefano? Approfittane. Beh, direi proprio di sì. Ti ringrazio Stefano Elena per questa occasione, naturalmente di poter parlare con Stefano, che rappresenta chiaramente un mito per quanto concerne naturalmente l'equitazione. Piero D'Inzeo, che è stato un maestro di un'eccellenza, di un qualcosa Salve di Maurizio. veramente straordinario. Grazie Stefano, ben trovato, buongiorno. Per lui ogni cavaliere doveva essere un po' come dire, la Buongiorno Maurizio. sublimazione dell'equitazione naturale, no? Un po' come era così detto anche da Federico Caprilli. Credo che Stefano abbia acquisito molto in tal senso di questo insegnamento di Piero D'Inzeo. Sì. Sì, Maurizio, hai detto bene, lui era un militare sotto tutti gli aspetti, fino in fondo, un credente, era molto esigente, un tecnico veramente che a 360 gradi, oltre che non c'ha bisogno di presentazione, un uomo di sport di valore incredibile, però era molto, pretendeva molto anche come educazione, proprio come educazione, quindi ci militarizzava, diciamo, usiamo Nel vero questo nome. senso. È stato un grande maestro, un bel punto di partenza per me. Senti la sua impronta? Sì, Nello in tante Stefano Bracciola dei cose. Cavalieri c'è il Stefano, Sì. c'è D'Inzeo, c'è Piero D'Inzeo. Sì, nel senso mi sono sempre ritenuto, non so se è trasmesso da lui o vedere un uomo. Non dico duro, però sempre sicuro, sempre una persona che vuole arrivare alla soluzione, caparbio, non, cioè un uomo tutto di un pezzo, nel senso comunque anche davanti alle difficoltà riusciva a mantenere degli atteggiamenti sempre molto dritti, dritti, molto diretti e sempre attraverso il lavoro, la ripetizione, quindi diciamo che La disciplina in un certo modo possiamo dire. disciplina, Comunque tanta, l'equitazione è disciplina. è disciplina, Hai detto bene. assolutamente. È disciplina dall'inizio, Sì. dai principianti agli altissimi livelli. È disciplina e lo dimostrano ancora i cavalieri di oggi ad altissimo livello, sia in completo che nel salto. Penso che la disciplina, il rigore, l'attenzione a tanti particolari, fanno la differenza. Ben trovati a tutti. Come potete vedere, Stefano ora è a cavallo e sta lavorando in questo bellissimo, veramente meraviglioso campo. Stefano, ben ritrovato. Ben ritrovati al lavoro. Ci racconti su chi sei? Oggi siamo sul Peccato delle Schiave, è un allevamento che io collaboro da tantissimi anni, che ha prodotto tanti cavalli buoni, tra cui Masai. Lui è un fratello di Masai delle Schiave, è un cavallo da salto ostacoli che sto preparando da qualche anno, ha raggiunto un livello agonistico già medio alto, un cavallo che fa a buoni piazzamenti. E quindi diciamo che il mio impegno è quello di farli crescere sotto la mia sella e sono sempre portato ad avere dei cavalli di origine italiana, anche per portare avanti il nostro allevamento, le persone che insomma fanno dei sacrifici pure per
costruire dei cavalli importanti in Italia. Ci tieni, insomma, sì. Il cavallo italiano, l'allevamento italiano. Sì. Ti piace collaborarci? Sì. Quanti cavalli hai ora a scuderia? In scuderia abbiamo sui 12-14 cavalli. Al momento molti sono giovani, ci sono 3 anni, 4 anni, 6 anni, 7 anni. Te li porti tutti avanti? Tutti avanti, diciamo che ci saranno 1 o 2 anni di lavoro dove poi i cavalli più esperti andranno avanti e quelli più giovani verranno dietro piano piano, strada facendo, a seconda poi delle qualità, cercargli la strada migliore, ecco. È difficile lavorare con i cavalli giovani, trovare sì, la strada? Sì, è difficile, nel senso che bisogna avere comunque esperienza, perché è come gestire un bambino, nel senso comunque sono cavalli che tutti i giorni hanno bisogno di attenzioni, hanno bisogno di un percorso formativo, quindi di un programma di lavoro in base anche al loro carattere, al loro fisico, quindi bisogna fare attenzione a tante sfumature, proprio come facciamo attenzione certe volte per noi, no? Certo. E la differenza invece tra la preparazione di un cavallo, un completista, e invece un cavallo che si presta al salto ostacoli, quanto è differente? Allora, è differente perché sono due discipline diverse, anche se poi il cavallo rimane lo stesso, quindi diciamo per me l'approccio e la cura della parte psicologica rimane sempre fondamentale. Quindi sia i cavalli da salto, sia i cavalli da completo, durante la settimana programmano sempre delle belle uscite in campagna, all'aria aperta, fuori dal maneggio, in modo che i cavalli psicologicamente rimangono con la testa importante. La testa è molto importante come per noi. È normale che nel cavallo da completo il fitness ne fa da padrona, nel senso che siamo chiamati a percorsi e a tracciati certe volte difficili e impervi, certo, con delle pendenze anche importanti, quindi la condizione, il fitness dei cavalli deve essere molto più approfondita. Infatti io qua a casa mia ho una pista di 1000 metri in salita dove i cavalli regolarmente la uso per fare la condizione, la parte del fitness dei cavalli, e qui nel campo rifinisco un po' la parte tecnica, diciamo così. Certo, quindi diciamo che le due cose devono andare insieme. Il cavallo da salto ostacoli magari è un lavoro più tecnico di esercizi, ma senza trascurare la parte esterna, la parte fuori, dove mette il cavallo psicologicamente nel migliore dei modi per apprendere meglio. Che quanto conta la testa in un cavallo sia da completo che da salto ostacoli di categoria? È fondamentale, importante, come per noi, nel senso una testa che collabora vuol dire andare avanti più velocemente e avere una performance in gara molto più importante, perché la testa vuole collaborare, la testa del cavallo è con te, quindi sicuramente ogni richiesta tua ha una percentuale di riuscita più alta. Certo, ti ho visto prima fuori con Masai, sì, oggi trottare ha fatto all'aperto, fuori dal campo, in salita, insomma, sì. Anche la variazione di lavoro è importante. È fondamentale, sì, importante. E Masai ora è il tuo cavallo di punta. Sì. Progetti, programmi? Programmi per Masai, quest'anno ha partecipato all'Italian Champions Tour, che è un nuovo circuito molto importante che è nato in Italia. Ha ben figurato, ha fatto la finale a Verona facendo un bel quarto posto il primo giorno. Il cavallo ha saltato le finali unire degli 8 anni e oltre, 1,50 m qualche anno fa. A settembre è stato terzo nel Gran Premio al Global Champions Tour di Roma, una piazza molto importante, un circuito molto importante ideato da Jan Tops. Sicuramente non è il cavallo da Olimpiadi per il salto ostacoli, però è un cavallo che mi fa ben figurare e mi mantiene a un livello importante aspettando le nuove leve che crescono. Mi dicevi hai una pista di 1000 metri in salita. Sì. Quindi un po' di ippica c'è nel tuo passato? Sì, un po' di ippica c'è, perché da ragazzo, come avevi anticipato all'inizio della nostra trasmissione, ho fatto svariate esperienze proprio perché il mondo del cavallo mi affascina a 360 gradi. Ho corso in cross quando ero ragazzo, proprio grazie a Piero D'Inzeo che l'ha usato come mia formazione. E poi con un amico, un caro amico che si chiama Giancarlo Gallo, abbiamo preso un cavallo da trotto da Pippo Gubellini, perché volevamo un po' divertirci insieme. Era un cavallo che aveva delle difficoltà in partenza, insieme a questo mio amico l'abbiamo portato ai pratoni, risistemato, messo con la sella, montato, fatto
fatto rilassare un pochettino e poi certo ho tolto ancora qualche soddisfazione vincendo un po' di gare nel trotto. Quindi hai notato la differenza mettendo la sella a questo cavallo? Sì, nel senso, come diciamo prima, differenziando il lavoro e quindi lavorando sulla parte diciamo più psicologica che tecnica, il cavallo ha subito risposto bene, quindi ci ha fatto divertire, ci ha permesso, ci ha subito ridato delle emozioni, ci ha fatto divertire, è stata una parentesi che nel mio percorso ho avuto. Hai avuto. E invece il gentleman in galoppo, come Susanna Bordone, che sì, ci dicevamo, certo, il fisico è diverso, ora ecco, Pietro Sandai ha preso la patente, ha debuttato da poco in gentleman a Treviso, ti è mai, sì, hai mai avuto questa curiosità di montare in corsa? Sì, la curiosità ce l'ho avuta perché anche in famiglia, diciamo che le corse, abbiamo sempre avuto i puro sangue, ci piacevano, abbiamo fatto delle corse. Non l'ho mai potuto approfondire perché già il mio impegno agonistico era vasto, perché ero in dressage, in salto, in completo, quindi non c'è mai stato spazio. Andando avanti con l'età ho visto che il peso non aiutava, quindi ho detto magari non c'è stata mai un'esperienza grossa, l'ho usato solo come inizio della mia formazione professionale da atleta. Certo. Quindi ho corso in cross, ho fatto queste corse che comunque sono terapeutiche per farti capire un po' la qualità del galoppo, l'insieme con il cavallo, tante cose di base che sono fondamentali. E il puro sangue da molti è ritenuto il cavallo più versatile che c'è, sei d'accordo tu? Sì, il puro sangue è il cavallo per eccellenza, trovo, proprio perché l'ultima parola, il sangue è quello che comunque ti consente di fare tutto. Il sangue ben equilibrato, ben distribuito, ben gestito è un'arma in più. È un'arma in più e il puro sangue penso che non, anche se nel mondo moderno, nello sport moderno, ha più difficoltà di inserimento perché la sua nevrilità certe volte non è facile da inserire in ambienti sportivi così alti di atmosfera, di cariche adrenaliniche importanti, quindi il puro sangue ne risente di più su quello. Certo. E ti faccio un'ultima domanda. La tua famiglia, quanto ha inciso, quanto ti ha aiutato? Tua moglie Francesca, anche lei sì, monta a cavallo. Quanto ti ha aiutato nella tua carriera? È stata nella tua serenità? È stata fondamentale perché comunque da parte dei miei genitori ho avuto sempre una grossa spinta ad andare avanti, a migliorarmi e quindi voglio dire ho trovato sempre delle figure familiari a spingermi verso gli obiettivi, verso diciamo quello che a me piaceva. E in più con Francesca abbiamo coronato un po' il sogno di farlo insieme, anche lei è un'atleta di livello, comunque ha partecipato a campionati d'Europa, campionati d'Italia, e quindi fare un percorso familiare insieme e trasmetterlo magari a dei figli o qualcosa è qualcosa perché ancora... Perché anche loro montano. Anche poi loro montano, è una cosa bella, importante che... E com'è da terra vedere insomma i tuoi figli montare a cavallo, anche loro fanno completo? È terribile, terribile. No, scherzo, è un'emozione grandissima, ma la c'è un'ansia, penso. Sì, c'è un'ansia, la vivi in maniera diversa, perché c'hai tuo figlio là che monta, quando l'hai fatto sempre te non sei più padrone del tuo amico, della situazione, quindi diciamo che è un, diciamo più che ansia, è gioia vederlo sperando sempre che si diverta, perché certo, quello che dico sempre è uno sport che è fondamentale, prima uno che ci si diverta e diciamo gli piaccia questo animale per condividere insieme delle sensazioni, delle al di là dello sport, di quello che diventerà poi il percorso futuro. Certo, un percorso futuro che ne parlavamo prima, tu hai avuto facendo tantissima gavetta, quello che forse ora un po' manca? Sì, un po' sì, sono sincero, la nuova generazione ti lascia dei dubbi, ti lascia delle perplessità, nel senso che sicuramente anche io come formatore, come tecnico, cerco sempre di tramandare, di far vedere questo lato passionale che non devono perdere, perché poi il cavallo negli anni, nei millenni non è cambiato, ha bisogno di noi, ha bisogno
che chi lo monta se ne prenda cura, che lo capisca, che lo conosca. E per fare questo bisogna passarci tempo, bisogna stare in scuderia con loro, non bisogna mai sorpassare la soglia dove diventa un mezzo. Certo. Questo è importante da tramandare, secondo me, che i ragazzi del futuro lo tengono bene a mente. È un lavoro impegnativo. È un lavoro impegnativo e di rispetto, quindi alla fine, alla base ci deve essere quello. Poi c'è anche il resto, sono d'accordo con tutte le evoluzioni, con l'andare avanti, però mai perdere di vista che ci deve essere prima di tutto una base di rispetto e di attenzione verso un animale che a noi che chiediamo tanto e chiediamo di collaborare con noi. Sono assolutamente d'accordo. Stefano, io ti lascio al tuo lavoro, che grazie, sicuramente avrai tantissimo da fare.